Possiamo riprendere la musica? Do you believe, guys? Non chiedemi che cavolo era che abbassava gli FPS. Ok. Robaccia. Ottima mano, cioè abbastanza buona mano. The pleasure is mine. The Elevant will destroy you. Ok. Possiamo gestirlo. Vai, creeper. Vediamo cosa ha da giocare. Ok. Wow, un Ancestral Spirit. Ok. Traderà questi due, presumo. La buona cosa è che rimane uno di questi che posso buffare. Altrimenti userò il mio turno. Userò il mana in modo inefficiente e giocherò la Crusader se gioca al coltellino. Backstab. Ok. What the fuck? Face. Ok. Easy play. Modo migliore di usare il mana. Al prossimo turno possiamo fare Scarlet, Flame Tongue se giocano Yeti o qualcosa del genere. Però non vorrei giocarlo questo in realtà. Se giocano Yeti farò Flame Tongue, Ancestral Spirit sul Flame Tongue e Argent Squire. Ok, lei molto debole da parte sua. Se non usa il coltellino, ok. Il mio turno è appena cambiato. Messi così perché questo qua lo voglio usare per traddare prima che muoia da qualche spell, tipo l'Eviscerate o qualche altra cassata. Quindi lo voglio usare insieme al Flame Tongue. Quindi questo qua andrà probabilmente posizionato qua. Forse devo mettere questo in mezzo per il Betrayal. Ma in realtà non fa un granché il Betrayal. Mi uccide un minion e mi spacca lo scudo divino. Vediamo che cosa ha da giocare. Ok. Betrayal. Attenzione. Leggo nella mente dei giocatori. Ho due alternative. Una è questa. Questo su questo e questo. Rimangono 2-4-2 che muoiono. Beh, dagli SI7 Agent. Questo muore dal backstab. Penso che farò la pari così. Più danno in the face. Migliore contro tutto, più o meno. Vediamo cos'ha. Va bene. Ho un Ooze nel mazzo, credo. No, non credo. Oh, questo è un attimo draw. Questo Betrayal potrebbe essere un po' molesto. Forse devo mettere in mezzo lo Stormwind. Forse sì. Bam di face.
Credo. No, non ha perso. Ha ancora uno di vita. Ok. Non ha più uno di vita. Oh! GG. Ah! The BM. I failed. Cosa ho detto? 6 win quando abbiamo fatto il draft? Non mi ricordo più. Coin, questo possiamo tenerlo. Questo è ottimo. Come? Una buona partenza. Un'ottima partenza, JK. 1, 2, 3. Flame Tongue come 4 sarebbe The Dream. Però non si può avere tutto dalla vita. Gnomo contaminato. Anche removal da... Penso che userò il coin prima o poi su questo removal per aggiungerlo al turno. Due turni per uscire l'Argent Squire sono vera... Oh! Death draw. Dai, gioca un minion. Ti sfido a giocare un minion. Più o meno qualsiasi cosa faccio mi va bene in realtà. Ok. Ecco, tiratela in faccia che è meglio. Va bene. È molto indietro di tempo questo mage. Ci ha guadagnato una carta, ma ha tradato 4 mana, 2 turni. Il suo turno 2 e il suo turno 3. Che sono veramente importanti in arena. Ok. Misplay. Avevo dovuto metterlo qua in modo da tradare questo con la... In modo da tradare questo con la... Cosa si chiama? Con la... Con l'arma, insomma, con la Rockbiter. Un po' una misplay. Frostbolt. Su questo davvero? Ne è un'altra, presumo. Ok. Va bene. Non il miglior uso del comando, però posso usarlo in congiunzione con questo prossimo turno. Mana Wyrm. Ok. Grosso errore, nel turno 6 avrebbe dovuto pensare al Fire Elemental. Flame Strike qui non fa assolutamente un cazzo. Cioè, uccide questo. Ma non ha il ping per uccidere anche questo. Quindi gli posso tirare l'Ancestral Spirit dopo, boh, non so. Sta preparando il Flame Strike. Allora, sta preparando il Flame Strike. Quindi... Ah, prima posso ucciderlo, soprattutto. 10-11, no. Per counterare il Flame Strike. Ok. Vediamo se tira il Flame Strike adesso. Well played. The elephants will destroy you, bitch. Do you even Flame Strike? Devo fare tipo MLG montage. Con il dubstep. Do you even Flame Strike, bro? Ok. Ho letto su questo. No,
No, ho letto su quello, ha perso. Deve per forza uccidermi uno di sti cazzi. Sono one damage of lethal. Non più. Boom! Top decking and racking. I paladini. Possiamo tenere questo? Possiamo tenere questo? Possiamo cambiare questi? Ragni, please? No. Ok, abbiamo una mano un po' di merda. È molto reattiva, ma di effettivo non fa un cazzo. Coinare questo non serviva assolutamente a niente, perché non avevo un altro turno 2. Cioè, questo non lo gioco di certo turno 2. In compenso adesso posso fare qualcosa di interessante, credo. Andiamo. Ok. Allora, discutiamo delle alternative. La play che stavo per fare era giocare Mana Tide, coinare Rock Biter, uccidere questo con uno questo. Però, ci sono due carte, tre carte. Una è l'Hammer of Wrath, una è la Tour Silver, e l'altra è una bella cosa che si chiama Consecrate, e l'altra è Blessing of Kings. Tutte queste carte a 4 mana uccidono in un modo o nell'altro il Mana Tide. Quindi è un po' stupido giocarlo adesso. Meglio fare una play più safe e giocare questo. E la Rock Biter. O la Lightning Bolt. Facciamo turno a 4 mana. Se ne ho 3 cambia effettivamente qualcosa? Cambia effettivamente qualcosa. Ok. Questa play gioca attorno a qualsiasi carta possa giocare, più o meno. True Sylvan, infatti, sarebbe stata una pessima idea giocare Mana Tide. Non è un problema se mi uccide questo 2-2. Questa è un'ottima carta. Uso il coin per la curva? Credo di sì. Ok, mi piace molto. L'ho giocato perché il prossimo turno posso fare questo più questo. E perché avrei potuto usare comunque la Trussilio per finire quello? Insomma, avevo... Non volevo sprecare il mana. Come vi ho detto, usare tutto il mana è molto importante in arena. E continuare a tenere il coin con carte di costo così basso era abbastanza stupido. Ok. Oh, perfetto. Qui la play è super easy. Cioè, ci sono due play. Una è Stormpike su questo trade, perché visto che non prende danno non viene one shotata da sto fare. Però, visto che ho già usato la True Silver e non ha minion in campo, quindi Consecrate non è un pericolo, l'unica carta che può fare qualcosa è un altro Hammer of Wrath, oppure un'altra True Silver o un Hammer of Wrath. Quindi la play migliore, anche se mi avanza un mana, è questo. Join
Il prossimo turno possiamo fare Haunted Creeper questo, oppure Totem questo, che forse è ancora meglio. Vediamo cos'ha. Probabilmente un'altra True Silver, infatti. Sapevo che avevo un'altra True Silver, però... ci ho voluto provare. Serve un Taunt Totem. No. Perché per usare la True Silver sul Totem col Taunt doveva averne un'altra in mano. Lo sapevo un po', ma le altre play non erano granché. E comunque il Mana Tide pesca una carta, quindi si ripaga in un certo senso. What? Ok. Notre Silver. Che la play migliore è usare questo su questo, Lightning Bolt su quello. Poi mi avanza un mana, perché giocare questo non fa un cazzo in pratica. Perché muore da questo più la True Silver. Forza la così forza la carica della True Silver, che me la tolgo dalle palle perché è veramente un problema. E comunque il prossimo turno ho buff per fare 5 danni con questo, che non è male. E posso comunque giocare il champion se, boh, non so, se succede qualcos'altro. Questo è un po' molesto. Questo è ancora un po' più molesto. Lightning Storm non mi farebbe schifo. Questo ci piace. Ci aiuta in qualche modo, sì. Ma non è male come play. Allora, il champion è facile che abbia un danno. È facile che muoia, vorrei tenerlo. Questa invece è una buona play. Deve tradare tutti e due. In realtà addirittura deve comunque tradarle tutti e due. Quindi facciamo la play super mega extra safe. Vediamo che cosa fa. Ok. Non è un grossissimo problema. Anzi, è perfettamente risolvibile. Credo. Face, face, face. Qualsiasi cosa sia face. No? Ah, ok, stavo attaccando. What? Non ho capito perché ha traddato. Cioè, proprio devo essere onesto. Ok. Meh. Ok. Save the totem. Missione save the totem attivata. In realtà non serve un granché, però... in realtà sì, perché lo starò in champion. Ok. Il mio piano è questo. Questo resuscita. E possiamo tornare con lo Stormwind. Uso il totem per spaccare il Divine Shield. E poi uso l'altro. Ok. JK. J fucking K. Ci serve un nuovo piano. Questo non è un nuovo piano.
Ha dovuto mettere probabilmente invertiti lo Stormwind e l'Argent Squire, onde evitare Big Game Hunter o cazzate del genere. La buona cosa è che se adesso vuole spaccare il lo Stormwind non può uccidere il mio Flametongue, che non è male. Ma che non abbia un Hammer of Wrath, che sarebbe una cosa molto brutta. Ok, ci piace. Ci piace molto. Ok. Silvermoon shall not fall. Lightning Storm, maybe? Perché quel danno su quello? Punto di domanda. Cazzo, se lo tirava. Se tirava quel danno era grande cosa. Oh, questa è molto buona come carta. Quindi il piano è questo, credo. Questo su questo. Questo su questo. Questo buffato su questo. Ok. L'unica cosa che fa qualcosa qui è un consecrate, seguito da un altro consecrate. Questo non è un consecrate, credo. Tradda. Sicuro. Non può top deckare un Equality Consecrate perché ha una sola carta in mano, quindi. Se mi capita un healing totem passo. Oh yes baby. A me che non abbia Lissal. 4-4-8. No, non ho Lissal. Perché mi salva questo? Dall'esplosione del ciccione. What the fuck? Real life. No, moriva comunque. Silence. Non so perché ho usato il totem, onestamente. Wow. Non mai essere comunque a posto. Molto molesto comunque il doppio ciccione. Cos'è l'ultima carta? Oh, too late, bitch. Thank you. Ringraziate sempre quando vi danno la vittoria, insomma.